Marni, ci sono due energie nel mazzo. Non è detto che la peschiamo, eh. Ma l'abbiamo pescata. Perfetto. Il nostro avversario quitterà o ci farà no. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel covo di Weavile. Io sono Stefano e nel video di oggi vi parlerò di una carta VMAX che è tra le mie preferite, tra l'altro, che è stata molto sottovalutata, ma che forse, ma io ne sono abbastanza convinto in realtà, ha del potenziale competitivo. Si tratta di Manamar VMAX. È una delle mie VMAX preferite, davvero. E tra l'altro, io l'ho provata in vari modi. Il modo secondo me migliore e che tra l'altro la rende anche competitiva è con Weavile GX, quindi cioè non potrei essere più contento. È un mazzo in grado di creare disturbo nel gioco avversario, di rimuovere i danni, assegna un sacco di energie e permette pure di giocare Umbra Darkrai GX, quindi potremmo considerarlo in un certo senso simile a un Darkbox. Quindi io non mi dilungherei ulteriormente, spero che questo video vi divertirà, ogni partita è diversa con questo mazzo qua, quindi davvero, io spero davvero che anche voi potrete poi vivere le emozioni che ho vissuto io. È anche un mazzo abbastanza budget, perché comunque tutti dicono che Manamar VMAX è scarso, vabbè, facciamoglielo dire. Io fossi in voi non lo sottovaluterei così tanto. Dai, due parole sulla lista. Se vi ho incuriosito e volete provare questo mazzo anche voi, io vi consiglio di procurarvi le carte su BuyPTCGeoCodes, che è il mio sponsor, e tra l'altro utilizzando il codice sconto Weavile pagherete il 5% in meno. Questo mazzo si basa su Manamar VMAX, che ha 310 punti salute, quindi in realtà sono un po' pochini rispetto ad altri Pokémon VMAX. Ritira a 2, quindi giochiamo i palloncini e questo non è un problema. E ha un solo attacco. Dyna Blocco fa 180. E il tuo avversario mostra le carte che hai in mano, tu ne scegli una e la metti in fondo al suo mazzo, quindi c'è una piccola componente control in questo mazzo. Noi non abbiamo troppa paura a mettere, che ne so, Dedenne o Crobat in panchina, perché in teoria grazie a Dyna Blocco, specialmente se abbinato a una Marni, possiamo togliere ordini del capo al nostro avversario e quindi possiamo in un certo senso costringere il nostro avversario ad attaccare sempre Manamar. Oltretutto Manamar ha debolezza erba, non lotta, pur essendo un Pokémon di tipo buio, e questo quindi gli permette anche di non essere messo a KO troppo facilmente da Urshifu, e questo è un gran bel vantaggio. Diamo comunque un'occhiata anche a Manamar V per completezza, ma non lo useremo mai. Il primo attacco, trascinato via, serve a mettere in posizione attiva un Pokémon dalla panchina dell'avversario e facciamo 30 danni a questo Pokémon. Non è bruttissimo come attacco, però io non l'ho mai usato. Cioè, non c'è mai stata una situazione in cui avrei voluto usare questo attacco. Il vostro avversario gioca a scambio, gioca a fune di fuga, può assegnare per ritirare, non servirà a niente. E l'attacco scuotimente fa 130, guardate, no, mi sono confuso, fa 130, il Pokémon attivo del tuo avversario viene confuso. C'è qualcuno che fa un Pokémon V che fa guardare, ah, è Inteleon V che fa guardare la mano avversario, niente, mi sono confuso. Scuotimente fa 130 e confonde semplicemente il Pokémon avversario, però anche qui noi possiamo caricare Malamar, potremmo caricare anche Malamar V grazie a Weavile GX, adesso vediamo come, ma nel senso, 130 danni sono veramente pochi e in questo caso sarebbe quasi meglio tenere l'energia in panchina per evitare di subire un KO, quindi Manamar V purtroppo non ci serve proprio a niente. Come carichiamo Manamar VMAX? Lo carichiamo grazie a Weavile GX. Weavile GX, adesso questa carta è bellissima, è forse l'illustrazione più bella di Weavile che sia mai stata fatta, quindi è bello parlare di questa carta, sono molto contento. È un Pokémon GX fase 1. Allora, che ha un attacco, l'acerartiglio 130, anche in questo caso non ci serve come attacco, non serve a nulla. Potrebbe giusto essere utile se vogliamo per attaccare contro Zamazenta V, visto che Malamar VMAX non può attaccare, però non è un attacco che useremo. Manovre notturne GX ci fa mettere quanti Pokémon base vogliamo dal mazzo in panchina, ma davvero anche in questo caso non mi è mai successo di usare questo attacco e assolutamente non serve a nulla. Ci interessa solamente per l'abilità. L'abilità ci permette di spostare le energie base buio dai nostri Pokémon a piacimento. Questa abilità è fantastica, perché per due motivi. Il primo perché ci permette di caricare le energie grazie a Rosso e Blu. Rosso e Blu è una supporter che dice: cerca nel mazzo un Pokémon GX e evolvi un Pokémon base che hai in gioco. Però, nel senso, giocare una carta aiuto solamente per una cosa del genere, diciamo che non è il massimo. E allora noi utilizziamo il secondo effetto. Il secondo effetto dice: se tu giochi questa carta e scarti due carte dalla mano, non solo ti cerchi il Pokémon GX nel mazzo ed evolvi un Pokémon base in gioco, ma cerchi anche due energie base e le assegni. Ora, se noi evolviamo Sneasel in Weavile GX, assegniamo due energie e poi le spostiamo grazie all'abilità di Weavile su Malamar, ci basta aver assegnato un'energia o il turno precedente o nello stesso turno e possiamo attaccare con Malamar VMAX.
Il problema di giocare rosso e blu è che è una carta aiuto che non fa pescare, quindi la cosa che a volte è un po' complicata è il fatto che magari noi riusciamo a evolvere Weavile GX, ma magari non abbiamo Malamar VMAX, tant'è che giochiamo 4 comunicazione Pokémon, oltre a 3 Malamar VMAX, e se ne potrebbero giocare anche 4, per cercare comunque di farcela. È una supporter molto forte, che spesso abbiniamo a un Dead End, che ci permette di scartare la mano e pescare 6 carte, oppure Acrobat, che ha un'abilità molto simile, che dice pesca fino ad avere 6 carte in mano. Noi con rosso e blu chiaramente scartiamo molte carte e questo ci permette quindi di pescare molto. Questo è l'unico neo del mazzo, se vogliamo, quindi questo secondo turno in cui noi dobbiamo assolutamente utilizzare rosso e blu, ma anche riuscire a settare Malamar VMAX. Di solito si riesce, ogni tanto potrebbe capitare di missare qualcosa. Comunque si tratta di un mazzo che si basa in un certo senso sul controllo del gioco avversario, quindi perdere un turno inizio partita non significa per forza perdere la partita, perché poi a un certo punto potremo far bloccare il mazzo del nostro avversario. Come facciamo a garantire di riuscire a fare questa strategia? Giochiamo 4 rosso e blu, che sono tantissimi, ne userete al massimo 2 a partita, infatti guardate, giochiamo 4-3 Weavile GX. A noi basterà un Weavile a partita, però Sneasel dobbiamo pescarlo subito, tant'è che giochiamo 4 Malamar per lo stesso motivo. E poi è sempre bene giocare un secondo Sneasel, un po' perché magari potrebbero mettere KO Weavile e noi potremmo aver bisogno comunque di Weavile in gioco, e un po' perché avere uno Sneasel in gioco significa poter fare rosso e blu e mettere in gioco altre 2 energie. Questo ci serve sia per riprenderci da eventuali martelli, oppure eventuali KO, sia per, in un certo punto della partita, riuscire a fare l'attacco GX di Umbra dal Cry GX. Questo è il nostro unico altro attaccante che c'è in questo mazzo. Il primo attacco, vabbè, fa 150 danni al Pokémon attivo e 60 a un Pokémon GX del nostro avversario. Di solito questa cosa non ci interessa, quindi vabbè. Oscurità lunare GX, con un'energia, impedisce al nostro avversario di giocare carte allenatore in generale dalla sua mano nel turno dopo. Ma se ne abbiamo 6 energie, mettiamo KO il Pokémon attivo. Questo è l'unico modo che abbiamo per mettere KO un Pokémon VMAX con un solo attacco. Però chiaramente, essendo un mazzo che si basa un po' anche sul control, diciamo, non è così importante avere un attacco che faccia KO in un colpo. Però ecco, se noi giochiamo Malamar VMAX e asseniamo le energie con Weavile, quindi come minimo bisogna fare rosso e blu una volta partita, a volte riusciamo a farlo anche 2 volte, a un certo punto, grazie a uno switch, potremmo settare questo attacco GX. Il problema del Dark Box è che fa fatica a tenere in gioco le energie, perché i Pokémon tag team, i Pokémon alleati, vanno KO più in fretta di Pokémon VMAX. E quindi il fatto di tenere le energie su Malamar, in un certo senso, ci permette di tenere le energie in gioco per più tempo. Oltretutto, perché queste energie è più difficile che vengano scartate? Perché noi giochiamo anche Demetra in questo mazzo. Demetra, molti di voi conosceranno già questa carta perché è una delle carte che sono piaciute di più della nuova espansione Stili di Lotta, permette di curare tutti i Pokémon evoluzione da tutti i danni. E tutti i Pokémon che sono stati curati in questo modo perdono le energie assegnate. Noi cosa facciamo? Subiamo un danno su Malamar, e sarà probabilmente su Malamar, perché noi con Malamar togliamo ordini dal capo all'avversario col suo attacco. Spostiamo le energie dietro grazie a Weavile, rimuoviamo i danni con Demetra, rispostiamo le energie e si riparte da zero. Questo ci permette non solo di annullare un attacco dell'avversario, ma di conservare le energie in gioco per poter chiudere la partita, se serve, eventualmente con un Brawl dal Cry GX. Quindi, come Demetra si vede con Bronzong, che sposta l'energia metallo, si può tranquillamente vedere con Weavile. E in questo mazzo specifico è particolarmente efficace, proprio perché possiamo impedire al nostro avversario di giocare ordini del capo. Cos'altro dire? Giochiamo ben 4 richiamo alleati. Richiamo alleati fa prendere 2 carte alleati nel mazzo. Quindi nel nostro caso, o Umbreon e Darkrai, o rosso e blu ovviamente, oppure qui giochiamo anche una Ibisesuiren e una Camille Catelina. Ibisesuiren serve per avere un modo rapido per usare uno switch nel caso, oppure per togliere dei danni da Malamar VMAX. Tenete conto che per esempio contro Picrom, che comunque non è un mazzo che fa molto danno, a volte rimuovere 120 danni è molto utile, anche più di allora, Demetra chiaramente toglie tutti i danni, però anche Ibisesuiren a volte è molto comoda e possiamo prenderla grazie al richiamo alleati. Inoltre abbiamo anche una Camille Catelina. Camille Catelina ci permette o di prendere una carta aiuto dagli scarti e basta, oppure se scartiamo una carta dalla mano di pescare anche 3 carte. Questa supporter ci serve per 2 motivi. Uno, innanzitutto, è che è una supporter che possiamo prendere con un richiamo alleati e ne abbiamo 4. Quindi se non dovessimo avere in mano un modo per pescare, comunque è meglio che niente.
L'altra cosa è che noi non abbiamo Eldegoss o Mewtwo per recuperare le carte aiuto. Quindi a volte, visto che comunque questo è un mazzo che fa durare le partite anche un pizzico di più rispetto, che ne so, a un mazzo Welder, una supporter lenta come Camilla e Catalina si può utilizzare, perché noi magari ci riprendiamo ordini dal capo, ci riprendiamo Demetra per il turno successivo, poi utilizziamo l'attacco di Malamar, togliamo magari Marni o il Team Rosetta al nostro avversario e quella supporta che abbiamo recuperato comunque l'abbiamo ancora in mano. Comunque diciamo che Camilla Catalina è comoda anche solamente per il fatto che ci permette di pescare anche se abbiamo in mano solamente un richiamo alleati, che sarebbe altrimenti una carta inutile. Ovviamente 4 rosso e blu e 4 richiamo alleati sono tantissimi, però noi dobbiamo assolutamente utilizzare rosso e blu al secondo turno, è proprio la cosa più importante, se no non facciamo nulla al secondo turno. Oltre a questo, cos'è che possiamo dire? Allora, come energie giochiamo 8 energie buio, non ne servono tante, quindi 8 sono abbastanza, e 2 energie cattura. Per noi è fondamentale mettere in gioco al primo turno un Malamar V e uno Sneasel, possibilmente 2 e 2, o comunque almeno, non so, 2 Sneasel e un Malamar V, perché abbiamo bisogno al secondo turno sia di Malamar VMAX sia di Weavile GX, e per questo giochiamo 4-3 di entrambe le linee. Energia cattura è un modo in più per trovare i Pokémon base, quindi noi comunque abbiamo già 4 Velox Ball, abbiamo già 4 comunicazione Pokémon, la maggior parte dei nostri Pokémon comunque sono questi, quindi bene o male si parte quasi sempre con un Malamar o uno Sneasel in mano, spesso anche con entrambi perché comunque sono tante carte, però ecco, l'energia cattura ci dà quell'aiuto in più e non è un problema il fatto che non si possa spostare con Weavile GX. Abbiamo poi come unica supporter di pescaggio, a parte vabbè Camille e Catalina, Mary, perché non abbiamo bisogno di pescare molto con questo mazzo. Quando c'è proprio bisogno di pescare si usa Deden o Crobat. Mary ci permette di ridurre la dimensione della mano del nostro avversario, che quindi si ritrova con solo 4 carte in mano, e se poi facciamo l'attacco di Malamar, togliamo la carta migliore che ha in mano. In molti casi il nostro avversario rimarrà fermo un turno, e noi abbiamo davanti un Pokémon VMAX che fa 180 danni a turno, e che può essere curato grazie a Demetra o Ibis e Suiren. Quindi si crea una situazione veramente di grande controllo da parte del nostro mazzo. Giochiamo poi per switchare 2 scambi e 2 palloncini, non serve avere troppi modi per switchare, c'è anche Ibis e Suiren. Vorrei quasi togliere un palloncino, il problema è che se comunque partiamo con un Pokémon diverso da Malamar è un peccato assegnare l'energia e ritirare, e in alcuni casi non possiamo nemmeno farlo, per esempio con un Umbro e Darkrai, visto che ritira 2. Abbiamo solo 2 ordini del capo, che vabbè sarebbe bello averne di più, però abbiamo un sacco di supporter importanti in questo mazzo, quindi abbiamo Demetra, abbiamo Marni per ridurre la mano al nostro avversario, volendo Ibis e Suiren, ci sono veramente tante supporter che vogliamo usare e quindi avere più ordini del capo diventa un po' scomodo. Tenete conto che questo mazzo, a differenza di molti altri, non scarta moltissimo visto che non c'è ricerca accademica, quindi avere 2 boss significa che uno a partita comunque riusciamo a usarlo. Magari anche 2, ma di solito non serve nemmeno. Per il resto credo di aver detto tutto. Ah beh, un caos gravitazionale. La centrale elettrica ci mette in serie difficoltà, perché Weavile GX si basa su un'abilità. Non abbiamo risposte a Mimikyu, quindi se dovessimo trovare un Mimikyu sarebbe un problema. Tutto sommato abbiamo comunque... cioè, Malamar si può caricare anche manualmente nel peggiore dei casi, quindi se carichiamo manualmente un Malamar VMAX vuol dire che attacchiamo con un turno di ritardo, quindi Mimikyu non è usatissimo, si vede in qualche mazzo, però pazienza. Tenete conto tra l'altro che si può utilizzare Ibis e Suiren per rimuovere i danni sia da Weavile sia da... no, si può utilizzare Ibis e Suiren per rimuovere i danni da Weavile, così come si può fare anche da un Malamar VMAX, quindi... lo stesso vale anche per Demetra, quindi in alcuni casi magari possiamo anche risolvere il problema Mimikyu semplicemente rimuovendo i danni. Ovviamente dipende qual è il mazzo, se siamo contro Orbital VMAX che mette 10 danni su tutti è chiaro che poi scartiamo anche l'energia, ma se semplicemente ci fanno, non so, Zigzagoon più Mimikyu può essere sufficiente utilizzare Demetra. Però ecco, questa è una lista base in un certo senso, come vedete ha tantissime carte molto numerose, cioè 4-3 Weavile, 4-3 Malamar. Volendo si potrebbe giocare questo mazzo un po' più come un Dark Box, quindi inserire Sebola e Tyranitar GX per esempio, o anche un eventuale Sebola IV. Quello che vi sto proponendo è semplicemente un concept, quindi un mazzo che è molto consistente con questi 4 rosso e blu e 4 richiamo alleati, che poi può essere personalizzato testando, perché il mazzo non è molto difficile da usare, però comunque richiede di fare delle scelte che secondo me, dopo aver testato molto il mazzo,
cioè quando si testa molto questo mazzo qua, a un certo punto poi si fanno delle modifiche anche importanti, quindi io l'ho testato abbastanza, non tantissimo, quindi molte carte considerate flessibili. Vi consiglio di provarlo, di sbizzarrirvi, perché la possibilità comunque di spostare le energie con Weavile vi permette di inserire un sacco di attaccanti alternativi, cioè per dire, si può mettere Cramorant in questo mazzo, perché l'energia in gioco l'avete, quindi è sicuramente un'opzione anche questa, quindi basarsi un pochino meno su Malamar. Volendoci si potrebbe basare anche meno su Demetra, e quindi dire, ok, se viene danneggiato un Malamar, non mi interessa rimuovere quei danni, al limite uso Switch e mando un altro attaccante. Si possono fare un sacco di cose, quindi vedete voi in base a come vi piace questo mazzo. Allora, partenza così così, vediamo. Ci manca un'energia. Ah, intanto c'è un Mulligan, quindi buono. Che questo potrebbe essere un Oh, mamma mia, 4 Mulligan, perfetto. Allora, potrebbe essere un Melcario, quindi cominciamo subito con un matchup un po' complicato. Ok, direi che le energie sono arrivate. Se ha timbro in mano mi arrabbio però. Quick Ball, quindi immagino che prenderà uno Zacian. Allora, contro Melcario si può sicuramente settare Malamar VMAX per rallentare il nostro avversario, però dovremmo giocare molto bene di Weavile GX e anche di Malamar V. Tanto il mio avversario è partito di Aegislash e questo mi dà un vantaggio enorme, perché sono due premi regalati. Ok, ottima partenza da parte del mio avversario, che potrebbe fare il KO al prossimo turno. Io direi che con richiamo alleati vado a prendere... Ecco, anche Dark è un ottimo attaccante, tra l'altro. Vediamo com'è la situazione. Un altro VMAX. No, va tutto bene. Allora, così con il Communication rimischio Darkion piuttosto che Malamar VMAX. Prendo un Malamar V. Asseno un'energia cattura e prendo, direi, un secondo Sneasel. Allora, il mio avversario potrebbe fare Switch Energia Boss, che è abbastanza improbabile in realtà, però visto che io ho un'ottima partenza, non vorrei rischiare di perdere per una cosa del genere, quindi prendo un secondo Malamar per sicurezza. Io in questo momento ho una mano perfetta, perché ho già il VMAX, ho lo Switch e ho rosso e blu. E ho anche un'energia da segnare che va sempre bene. Chiaramente il mio avversario potrebbe fare Marnie e sarebbe un gran peccato. Se non dovesse fare Marnie va bene così. Ok, c'è lo Switch, vediamo se anche... Se vuole mandare... Ah no, non manda la bambola. Martello dirompente non è un problema. Pazienza. Marnie, peccato, quindi abbiamo avuto una mano perfetta, vediamo come ne usciamo adesso. Così così, diciamo che ci manca il VMAX adesso. Quindi di sicuro mando Malamar. Marnie. Mi viene quasi voglia di aspettare un turno e cominciare a fare Marnie. Oppure comincio a evolvere Weavile. Però se lui riesce a fare tipo Switch Boss diventa un problema. Potrei fare rosso e blu, così metto le energie qua. Mi sa che è meglio fare rosso e blu subito. Mi ha un po' penalizzato questa Marnie il fatto che non ho né Communication né DDN, né Crobat, Quick Ball in mano. E quindi sono obbligato solamente a mettere le energie e basta. Allora, lasciare... Facciamo così. Pazienza. Perché allora, se fa boss su Weavile posso assegnare. Se fa boss su Malamar, almeno un'energia rimane su Weavile. Devo sperare che il mio avversario non riesca a fare Switch più boss. Questi martelli cominciano ad essere un po' fastidiosi, però stavolta croce, quindi va bene così. C'è un altro Zacian, quindi non ci sarà il problema di Zamazenta, questo va benissimo. E non c'è neanche il boss, quindi va benissimo anche questo. Perfetto.
Vediamo se riesce a pescare altri due premi, metterebbe decisamente molta pressione. Se dovesse missare, va bene, si sarebbe pescato un premio, pazienza. Non credo che vorrà ritirare. Perfetto, quindi dai, abbiamo avuto una partenza rallentata, ma comunque non è un grosso problema. Abbiamo anche Demetra, tra l'altro. Adesso io ho bisogno di un communication. Dedenne, ok. Anche l'energia comunque va abbastanza bene. Potrei volere già un Umbrone Darkrai? Forse un po' presto, eh. Magari un altro Sneasel per mettere altre energie. Sì, è sempre meglio avere due Sneasel in gioco, dai. Si potrebbe usare Switch, però secondo me non è il caso. Peccato scartare queste supporter. Ho assolutamente bisogno di un VMAX adesso, se no è inutile. Ok, c'è la communication, ci sono due VMAX, perfetto. Cominciamo. Mi spiace un po' non avere in mano Demetra, però dovrebbero essere tutte e tre nel mazzo, non credo di averne mai scartata nessuna, quindi dai, vediamo. Sì, ne ho tre, posso prendere Crobato, l'altro Ledenne, quindi magari le pesco anche. Iniziamo a danneggiare, semplicemente. E togliamo, direi, Ibis e Suiren. Assolutamente sì. Ibis e Suiren avrebbe completamente annullato questo attacco e sarebbe stata sicuramente fastidiosa. Martello fa niente, croce, quindi va bene lo stesso. Allora, le energie in gioco non mancano. Io devo semplicemente, vediamo qual è l'ultima cosa che era, non mi ricordo più. Quella che ha top deckato forse. Ok, ora farò il KO, però io voglio assolutamente non subire il KO su Malamar. Vediamo. E è arrivato il top deck perfetto. Ottimo, così possiamo... No, ho sbagliato. Così possiamo tranquillamente conservare il Dedenne che avremmo fatto con quella Quick Ball. Perfetto. Così ci siamo. Peccato per energia cattura. Col senno di poi magari quello switch si poteva usare per evitare di scartare questa energia cattura, ma non è comunque un problema. Non ci servono molte energie in gioco. Il mio avversario ora si ritrova con zero carte in mano. Quindi noi stiamo mettendo moltissima pressione. L'ultima carta cos'era? Ah, era gli occhialini. Vabbè, poteva assegnarli, vabbè. Primi due premi sono arrivati. Adesso vediamo cosa... Ok, l'altro Den era qua, quindi avremmo preso Crobat. Anche una Marni, che non dovrebbe servirci. Prossimo turno mi aspetto di fare Dedenne per cercare un'altra Demetra, in realtà. Per guadagnare un altro turno. Va bene anche lo Switch, in realtà, eh. Abbiamo un altro Malamar. Il mio avversario è al top deck. E non so bene, al di là di pescare la ricerca accademica, che comunque due sono già negli scarti. Ok, richiamo alleati. Guzman e Hala e Melcario. A un certo punto abbiamo comunque anche il jolly di Darkeon, se riusciamo a fare un'altra volta rosso e blu. Anche se penso che andremo avanti di Malamar senza problemi. Sono ancora tre piatti di metallo, quindi se dovesse uscire dal lock comunque potrebbe settare un altro attaccante. Ma siamo in un'ottima posizione. Anche perché Guzman e Hala non so a cosa possa servirgli. Specialmente perché avendo una sola altra carta in mano non può utilizzarlo. L'avversario sta pensando a cosa fare. Ok, semplicemente attacca. Allora, io vorrei rimuovere questi danni adesso. O fare switch, è la stessa cosa. Due top deck fantastici di fila, va bene. Questo Redenne vuol dire che non dobbiamo usarlo. Lo conserviamo con gran piacere. Va benissimo. Secondo me il mio avversario adesso concederà, però. Ho come questa sensazione. C'è in mano Melcario. Io in realtà penso che gli metterò in fondo al mazzo Melcario. Perché non mi dà nessun problema se dovesse prendersi una carta stadio con Guzman e Hala. Sì, facciamo così. Il mio avversario adesso non può attaccare perché ha attaccato il turno prima.
è danneggiato, io tra l'altro pure ordini del capo, quindi sono in un'ottima posizione. Il mio avversario è completamente al top deck in questo momento. Ha top deckato un'energia, facendo 30 questo, no? Quindi comunque dovrà fare 3 attacchi per il KO. Non so se magari ora... Io credo che al suo posto ritirerei e manderei una bambola. E farei... Anzi, più che altro sì, ritirerei e farei spada indomita, esatto. Io naturalmente farò boss KO su quello Zacian, perché comunque rimane una minaccia. Rosso e blu, anche questa è una bella supporter, però io ovviamente devo mettere quanta più pressione possibile. Quindi faccio il KO, vediamo se ha pescato qualcosa di buono. Una Marnie, direi che è un'ottima carta. Beh, ha pescato bene, eh. Però tolgo Marnie, perché io ho un'ottima mano in questo momento, quindi non mi va che mi faccia rimischiare tutto. Io da questo momento posso fare rosso e blu e settare un Darkion quando voglio. Mi manca ancora un'energia, andrei a 5. E anche il modo per switchare, però nel senso il turno dopo potrei farlo. Mi rimane un solo ordine del capo. Allora, io adesso potrei perdere dei turni di attacco in realtà, perché ci sono due bambole in gioco e ho un solo ordine del capo. E non ho Camille Catalina. È anche vero che però continuerò a fare questo attacco che anche se non mi dà premi, mette pressione sul mio avversario, quindi va benissimo. È arrivato Zamazenta, quindi devo stare molto attento e settare Darkion per chiudere la partita. Il mio avversario non ha carta in mano, però farà Zacian. Io ora setterò assolutamente un po' di energie con Sneasel. Ne ho solamente uno negli scarti, quindi dovrei essere messo bene. Ah, ok, però Communication in mano, perfetto. Sennò sarebbe stato un... Ecco, i Communication sono molto importanti anche per rimischiare Weavile. Prendiamo uno Sneasel, energia nel mazzo, ne abbiamo 4, ok, ci sono in abbondanza. Prendo Sneasel, anche se non mi serve, ma lo scarterò. Direi che uso rosso e blu per scartare Sneasel e direi questo Malamar, anche perché ne ho già un altro in gioco. E metto altre energie in gioco. Ne assegno 2. Poi... In realtà mi sa basta. Sì, sì, direi basta. Semplicemente attacco e rallento il mio avversario. Direi che tolgo Marnie. Sì. Avrà un boss che non è un grosso problema, anche perché non può attaccare al prossimo turno. Il mio obiettivo... Allora, devo trovare un'energia, un modo per ritirare... Modi per ritirare come siamo messi. Mancano uno switch e 2 palloncini. Quindi io in realtà se dovessi prendere Darkion e metterlo in panchina e fare Marnie, allora ok, ovviamente ho bisogno che ci sia un attaccante davanti, se no è inutile. Io non ho nessuna fretta di vincere, ok, c'è lo switch, manca il boss, quindi spostiamo semplicemente le energie qui, almeno sono al sicuro. Finito. Io mi manca solamente un'energia, quindi io non ho nessun problema, semplicemente faccio Dyna blocco, tolgo eventuali Marnie, continuano a salire queste Marnie che mi danno parecchio fastidio, mi serve solamente un'energia. Ok, arriva Zamazenta, quindi non mi servirà il boss, no, il boss non serviva comunque. Energia. Occhialini, non importa. Ovviamente è un po' rischioso se dovessi missare l'energia. Non subirei comunque il KO, quindi non è che sarebbe un problema. Ok, boss, non importa. Spada indomita. Ok, se troviamo l'energia abbiamo vinto. Top deck energia. No. Allora, richiamo alleati. Mettiamo in fondo al mazzo quante più carte possibile per pescare l'energia. Non mi ricordo se ci fossero altri Pokémon. Sinceramente non mi ricordo. Ah, ok, c'era un altro Malamar, perfetto. Darkion. Switch. Marnie. Ci sono 2 energie nel mazzo. Non è detto che la peschiamo, eh. Ma l'abbiamo pescata, perfetto.
Il nostro avversario quitterà o ci farà... No, volevo fare questa mossa. Vabbè, comunque va bene, va benissimo così. Se siete arrivati fino a questo punto del video, probabilmente perché comunque vi state divertendo e questo mazzo vi piace, quindi considerate di iscrivervi al canale e di mettere un bel like e magari di condividere anche questo video con i vostri amici. Stavolta la partenza è molto molto negativa. Purtroppo abbiamo 8 Pokémon con cui vogliamo partire, ma ci sta che ogni tanto non ci partiamo, quindi non va molto bene. Mad Party, tra l'altro, non è sicuramente il matchup preferito di questo mazzo, visto che è un mazzo che si basa su Pokémon VMAX, e tra l'altro Mad Party ha un modo per pescare con i Pokémon che ha in gioco, quindi è una pessima partenza e non ci ha aiutato neanche il Mulligan, quindi adesso vediamo un po' come uscirne, però non è il massimo. Non ho nemmeno modi per pescare, quindi in realtà io una Camilla Catrina la prendo. Non mi ricordo se Malamar i 30 danni li fa al Pokémon. Mi sa che prendo Malamar. Forse è meglio prendere Sneasel. Sono un po' indeciso. È che la cosa brutta è che ho tutti i modi per curarmi in mano. E contro i mazzi di questo tipo in realtà sono molto importanti queste carte. Quindi con questa partenza secondo me sarà un po' complicato. Cioè con Malamar noi possiamo mettere KO un Sinistri prendendolo dalla panchina, che già non è male. Dato gioca Roxy, ottimo, una scelta che approvo. Nincino, quindi ci saranno moltissimi modi per pescare. Contro questo mazzo non sarà semplice fare un lock. Ok, però partenza comunque abbastanza lenta. Io, boh, sono un po' dubbioso su come comportarmi qui. Mi sa che devo fare per forza Camilla Catrina. Però non so cosa scartare. Mi sembrano tutte carte... Quasi quasi scarto un rosso e blu. Perché le carte per rimuovere i danni alla lunga sono quelle che mi permetteranno di vincere la partita, se vincerò. Ho missato l'energia. Ho missato l'energia. Però beh, piano piano sto riuscendo a trovare le carte che mi servono. Avrei messo volentieri KO questo Sinistri. È un peccato non esserci riusciti. Pazienza, vediamo se il mio avversario il prossimo, cioè in questo turno metterà KO Redenno o non riuscirà ancora. Ci sono solo 2 Pokémon. Ne servono altri 6. Un'altra Veglia, vediamo. Entrambi i Mad Party? No, stavolta un Cincino, quindi... No, secondo me non riesce a mettermi KO adesso. Tanto non voglio neanche pensare quando dovrò usare rosso e blu il prossimo turno. Con le carte che ho in mano. Ora Malamar vediamo. Ok, quindi in realtà già con l'attacco di Malamar V io posso mettere KO Poltergeist, perché il danno lo faccio non in panchina ma quando è attivo. Quindi già questo non è malaccio. Però mi serve un VMAX, vorrei davvero un VMAX. A me interesserà poco togliere le carte dalla mano del mio avversario. Mi interessa rimuovere i danni man mano, quindi ogni attacco che fa... Cioè, questi 3 modi per rimuovere danno vorrei utilizzarli tutti. Ibisesuren in realtà mi sa che è già abbastanza irrilevante. 3, 4, 5, 6... In questo momento Ibisesuren annullerebbe completamente un danno. In realtà se fossi partito un pochino meglio, secondo me non sarebbe stato malaccio come matchup. Perché comunque io posso switchare continuamente Malamar VMAX, mandare altri Malamar VMAX e togliere i boss. Ok, il mio avversario comunque tutto sommato non sta facendo granché, quindi va benissimo. Rosso e blu. Scarto il casco gravitazionale perché tanto lui non gioca stadi. E... Boh, Ibisesuren. Il mio avversario mi metterà KO al prossimo turno. 4, 5, 6, 120... Ho un po' di paura. Secondo me è meglio... però non pesco nulla io in questo momento. Mi sa che devo mettere KO quel Poltergeist veramente. Forse addirittura meglio scartare Demetra. E conservare Ibisesuren, anche se non so bene... Boh.
Troppe carte utili in prima mano. Io potrei mettere KO Poltergeist. Se però poi subisco un KO a mia volta è un problema. 4, 5, 6, 7, 140 danni. Serviranno altri 4 Pokémon da scartare. Non ho ancora visto l'energia. Secondo me questa è una situazione in cui bisogna rischiarsela un pochino. Secondo me devo rischiarmela in questo caso. Ho avuto una partenza lenta. Ho bisogno anche solamente di pescare una carta in più. C'è questa carta premio, magari, non so, un Crobat, un Dedenne, un Weavile. Allora, se non fai il KO adesso, ho ancora un top deck decente. Non è tanto il KO su Malamar, quello non mi interessa. È che perdo 2 energie e quindi poi non potrò attaccare il turno dopo comunque. Allora, 3, 4, 7, 8, siamo a 160 danni. Ne servono altri 3. L'avversario sta giocando un Mad Party molto conservativo, che non ha ancora messo in gioco un singolo Dedenne. A sto punto non credo nemmeno che li giochi. Però, secondo me, se avesse un Dedenne in mano in questo momento, qua è pieno di Pokémon che non riesce a scartare. Perché comunque i Cincino fanno scartare 2 carte a turno e basta. Altro Poltergeist. Mi chiedo se giochi ricerca accademico o se si basi unicamente su Roxy. Ok, sta per attaccare, c'è anche un Sinistee. Io potrò usare Ibis e Suiren. C'è un altro Bundleby. Quanti siamo? 160 tipo? 180 addirittura, che paura. Non sto pescando nulla. Non sto pescando assolutamente nulla e l'unica cosa che posso fare è temporeggiare. Rimane il problema delle energie. Tra l'altro, io non posso mettere KO questo Bundleby. A meno di rinunciare a tutte le energie. Oppure metto KO quel Sinistee. Mi sa che è meglio mettere KO questo Bundleby. Così ritolgo l'energia. Non aveva l'energia prima, quindi immagino che avesse, cioè che adesso avesse solamente quella. L'avrei anche confuso, ma è KO. Ho bisogno di pescare qualcosa. Oh mamma mia, che brick. Altro, non ho neanche Sneasel in gioco, quindi se ora subisco il KO e gli basta scartare un solo Pokémon, ho perso. No, vabbè, non è che ho perso. Ma forse ho perso. Molto complicato. Ok, i Pokémon ci sono. Serve l'energia. Si mista l'energia. Oh no, ha l'energia. 220 giusti, mi sa. Adesso è un problema grossissimo. Ho bisogno di pescare qualcosa. Devo concedergli solamente 2 premi e poi giocare effettivamente come dovrei giocare. Cioè, ho bisogno in questo turno di mettere in gioco uno Sneasel, di assegnare un'energia, eccetera. Marnie è un'ottima pescata. Mi serve uno Sneasel. Aia, no, mi sa che questa non sta proprio andando. E ho ancora 4 Quick Ball nel mazzo. No, doppio rosso e blu no. Se devo fare Dedenne non è il massimo. Potrei prendere un Darkion, così guadagno un turno. Darkion adesso non lo mette KO. Però non va bene. È complicato adesso. È veramente molto molto complicato.
Se fino a pochi minuti fa pensavo di poter vincere la partita, in realtà secondo me adesso non posso più vincerla. Dovrei tipo top deckare letteralmente uno Sneasel. E il turno dopo top deckare un Dead End o un Crobat. Perché devo utilizzare assolutamente rosso e blu. Tanto qua ci stiamo avvicinando alla possibilità di mettere KO un Brother Cry in un colpo. È che io ho due Demetra, quindi se riuscissi comunque a far partire la strategia del mio mazzo. Ok, è arrivato però un boss. Adesso no. Vabbè sì, su Weavile non era un problema, perché tanto non serve più a niente questo Weavile. Lui è un boss dalla vittoria. E ha due cincino in gioco, quindi comunque... no, direi proprio di no. Niente, GG, cavoli. Questo è stato il break. Cioè, ci sta, capita. La partenza di stavolta va molto meglio. Probabilmente dovremmo usare Dead End. Ah, doppia Demetra, però fa veramente male. Chissà che tipo di Mewtwo è quello che stiamo sfidando. Ce ne sono un sacco in questo periodo. Io metto un palloncino qua, perché non si sa mai. Eh sì, qui purtroppo devo per forza fare Dead End. Peccato per Demetra, però in realtà contro un mazzo Mewtwo non so neanche quanto serva, perché alla fine con due attacchi pesco tre premi, vabbè, vediamo. Ok, manca il Communication o il Malamar VMAX. Il resto c'è. Pensando se vale la pena ritirare oppure no. Questo Mewtwo cosa potrebbe fare? Potrebbe essere un Mewtwo orrore che mi blocca in posizione attiva Mala. Facciamo che mando le DM. Giochiamo un po' più safe. Ok, richiamo alleati, quindi credo che sia il Mewtwo orrore Aurora che gira adesso. E mi aspetto l'attacco GX di Gengar e Mimikyu, che se abbinato a un boss il turno successivo potrebbe essere un grosso problema. È un gran bel mazzo quello. Eccolo lì. Un secondo richiamo alleati, molto bene. Gengar e Mimikyu, esatto. Energia Aurora per scartare appunto Gengar e Mimikyu. Ora scarterà altri attaccanti. Anche perché Trevenor non è proprio la carta migliore da mettere in panchina, visto che ha debolezza a buio. Caos gravitazionale, energia Aurora, amuleto grande. Tutte carte che non mi creano problemi. Ok, adesso se c'è un boss è un problema. Se non c'è un boss, invece no. Amuleto grande, in questo momento fa 250 danni. Quindi è anche un po' rischioso magari fare boss su Malamar, magari lo farà su Sneasel. Timbro reset, interessante. In realtà devo dire che non mi dispiace come mossa. Ok, perfetto. Grazie a questo timbro reset dovremmo riuscire ad attaccare il prossimo turno. Vediamo cosa ho scattato. Ok, un po' di risorse. Devo dire che questo timbro mi ha aiutato molto, perché ora ho il communication per Malamar VMAX e ho il richiamo alleati. Boss però, come non detto. Ah no, però non mi fa il KO adesso. Me lo farà il turno dopo però, quindi è un po' un problema. Vediamo che attacco vuole usare. Con due energie può fare solamente Poltergeist. Sono 150 danni, non è il massimo. Qui cos'è che abbiamo? Io non le riconosco queste carte. Ok, Incineroar. 150 danni sono pochini. Allora, communication rimischiando Weavile e prendendo il VMAX. Ora, al prossimo turno, può farmi oltraggio e mettermi KO. Oppure posso uscire di Umbrone Darkrai. Potrei uscire di Umbrone Darkrai. Mi sa che in questo caso è la mossa migliore. Quindi potevo non prendere col communication. Ah, ho sbagliato. Non dovevo prendere quello col communication.
Devo prendere un crobat. Non ci avevo pensato. Prendiamo rosso e blu e mi sa Camille e Catalina per il pro... Cosa scarto con rosso e blu? Sneasel e Demetra, che però è una cosa orribile. Facciamo rosso e blu. Facciamo due rossi e blu, così uno lo scarto. Allora, scarto Sneasel, anche se non avrei voluto scartarlo. E Demetra, l'ultima Demetra. No, ma Demetra io volevo usarla. Cavoli. Ah no, rosso e blu, lo sto dicendo, l'ho preso apposta. Facciamo così. Non dovevo prendere quel Malamar, dovevo prendere Crobat. Non ci avevo pensato, mi è venuto in mente troppo tardi. Non credo di poter subire un KO su questo Darkion nel prossimo turno. Ha già fatto l'attacco GX, quindi non dovrei essere a rischio. Non sono nemmeno sicuro che valga la pena evolverlo. Potrebbe fare boss KO, potrebbe fare boss KO, quindi quasi quasi aspetterei a evolverlo. Facciamo semplicemente 150 danni, che vanno bene, e 60 danni. In realtà su Mewtwo, perché poi con 120 faccio 180, mi basta un attacco di Malamar VMAX e ho vinto. Sì, non ha senso farli sulle DN. Allora, non so bene il mio avversario cosa potrebbe fare adesso. Contro questo mazzo c'è sempre l'incognita. Potrebbe lasciarmi a zero carte in mano. Con Trevenant, non ci avevo pensato. Cioè, io comunque sono settato con quello che devo fare, però diciamo che rimanere a zero carte in mano non è mai bello. Però se rimango zero carte in mano vuol dire che assegna qui e poi rimane senza energia. Ecco, vedi che ho dimenticato. Però non basta fare il KO. Sono 240 danni, meno 20 per la resistenza. Quindi ok, non cambia nulla. Il mio avversario potrebbe anche tranquillamente tipo assegnare all'altro Mewtwo e passare in questo turno. E sarebbe un turno inutile per me. Perché le carte che ho in mano, cioè anche fare 150 danni a Crobat non serve a niente. I 60 danni in panchina non sarebbero male. Più che altro su quell'altro Mewtwo però, perché qui c'è il Big Charm. Pregioball. Arriva un terzo Mewtwo addirittura. Ovviamente il mio top deck ideale in questo momento è uno Switch. Così poi esco di Malamar VMAX senza danni e cambia tutto. Beh, anche un DDN o un Crobat li prenderei volentieri, eh. Latios. Oh no, perché c'è Latios? Era da un po' che non lo vedevo. Latios è fastidioso, cavolo, non me l'aspettavo. Latios è veramente molto fastidioso. Boss. Boss in realtà è una bella carta quando sei contro un Latios, però cosa me ne faccio adesso? Mi sa che devo regalargli tre premi. Gli regalo tre premi, fa niente. Sposto indietro l'energia e pazienza. Spero che non abbia il boss. Ma anche se ce l'avesse, comunque lo metterei KO al prossimo turno. Sì, si è messa in una situazione un po' strana sta partita. Latios era una carta che non mi aspettavo. Ok, sta preparando il secondo Mewtwo. Switch.
Quindi ho fatto bene a non fare boss e danneggiare Mewtwo, che era una delle opzioni. Però è una scelta che di solito non è mai il massimo, quando speri che il tuo avversario non riesca a ritirare il Pokémon attivo. Sarebbe divertente se il mio avversario ora non attaccasse, dicendo lui ha una carta in mano. Ok, è una ricerca accademica. Ha scartato il boss, quindi non voleva danneggiare dietro. Sicuramente le risorse stanno arrivando agli sgoccioli per il mio avversario, contrariamente a me, che ho bisogno di pescare, non sono ancora riuscito a pescare nulla. E vorrei troppo vedere una Marnie. Vediamo che attacco farà ora. Penso farà quello di Tinachomp per il KO. Oltraggio, beh, la stessa cosa. Allora, io non posso essere messo KO in un colpo, però è un po' complicato adesso. Communication già una buona pescata. Communication, beh, gli tolgo una carta, ma ha tutto il mazzo in mano, quindi sinceramente non saprei neanche cosa togliere. Marnie in realtà sono contento, se c'è. Tolgo l'energia aurora, mi sa. Mi sa che gli tolgo l'energia aurora. Cuore, perché cuore? Tolgo l'energia aurora, così mi fa Marnie, che bello. Sì, beh, pesco tre carte dai premi, quindi poi magari ci rimarrò male. Allora, io purtroppo sono indietro di un turno, quindi posso ancora perdere questa partita. Se avessi avuto un altro Malamar in gioco, avrei potuto fare lo switch e spostare l'energia il turno dopo, ma adesso lui mi danneggia, io lo danneggio e io subisco il KO. E non ho più Darkon per alternare, perché è rimasto bloccato. Quindi è una situazione un po' complicata. Lui ora potrebbe fare l'attacco di Mimigar, è l'unico che può fare. Che in questo momento farebbe 200 danni, sono veramente un sacco. Questo non puoi farlo. Marnie, esatto, che io volevo proprio che mi facesse Marnie. In realtà poi ho pescato molto bene dai premi, quindi... vabbè. Oh mamma mia. Ah, però Ibis e Suiren potrebbe rivelarsi una buona carta, anche se non ho modo di ritirare i Pokémon in panchina. Lui mi fa 150 danni. Non sono troppo convinto. Poltergeist. Poltergeist dopo una Marnie è molto rischioso. E gli è andata bene che avevo 3 carte su 4. Potrei mandare Malamar, fare 30 danni, che vuol dire 90, poi 180 KO. Però non mi bastano le energie. Non mi bastano le energie. Oppure fare Marnie, danneggiare con 180, togliere le energie, 20, 40, 210, gli basterebbero 100 danni. Potrei anche... potrei fare boss e impedirgli di ritirare. E forse questa è la giocata migliore in questo momento. Questo giochiamolo per sicurezza. Se non hai in mano modi per ritirare, ho vinto. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Non mi aspettavo una mano così. Mi sa che ho perso. Non mi aspettavo. Quante supporter aveva ancora? Ce l'aveva ancora così tante. Switch, boh. Due sono andati di sicuro, forse anche tre. Tre. Rimane un solo switch e un palloncino qua, potrebbe esserci in un altro. Però è anche vero che ha 11 carte nel mazzo e ora con Marnie ne pesca la metà. Mossa un po' rischiosa. Ho dovuto giocarla tutta in difesa questa partita. Quindi ho bisogno di guadagnare questo turno, vediamo. Dai. Non ce l'ha, l'avrebbe già fatto. L'avrebbe già fatto. Pregio, no, non hai più Dedenne, non ce l'hai più. Sì! Sono contentissimo. Mamma mia, che fatica. Avete visto? Cioè, anche se poi si parte male e le cose non vanno proprio come vuoi, grazie a questo effetto dell'attacco di Malamar si riescono a vincere partite che invece avresti dovuto perdere, perché comunque la partenza non è stata ottimale
Ed eravamo contro un mazzo veramente forte. Bello, sono contento. Va bene ragazzi, io spero che vi siate divertiti. Questo mazzo è uno dei mazzi più divertenti, secondo me, da giocare. Perché Manamar, cioè, ogni volta che usate questo attacco, voi non sapete cosa è in mano il vostro avversario. Magari vedete che ha una mano orribile, tranne una carta, e gliela togliete. E voi ne state lì tranquilli. Ovviamente lui potrebbe top deckare qualcosa. Però se non top decka niente, voi avete guadagnato un turno. Quindi è un mazzo per certi versi diverso da quelli a cui siamo abituati a giocare. Di solito questi mazzi sono solamente control. In questo caso è un control che attacca. Quindi ve lo consiglio davvero tantissimo. E noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!